tutto come pronosticato per quanto riguarda la Panem di Altopascio. Una volta raggiunto l'accordo sindacale lo scorso 10 luglio, difficilmente si poteva pensare che il giudice del Tribunale di Monza potesse non accogliere l'integrazione al concordato preventivo. E così è stato. In data 13 luglio il giudice ha deliberato che agli 86 dipendenti degli stabilimenti di Altopascio e Muggiò spetti l'anticipo di 4.000 euro da ricavarsi tramite il trattamento di fine rapporto dei dipendenti. A tutti gli effetti è quanto di più logico si potesse fare per dare un po' di respiro ai cassa integrati della Panem, ma perché l'accordo sindacale risulti effettivamente una conquista per chi il proprio lavoro l'ha perso, ci vorrà di attendere l'assemblea dei creditori fissata per il 25 settembre prossimo, quando verrà deciso se restituire 4.000 euro sotto forma di incentivo all'esodo. Se ciò non accadesse, lo scenario non sarebbe certo drammatico, ma quantomeno paradossale, col sindacato FLAI CGIL che non avrebbe ottenuto niente più di quanto già spetti ai lavoratori della Panem, ovvero il proprio TFR. Ad onore del vero, si deve far notare che la trattativa sindacale non era certo delle più agevoli, visto che si è dovuto lavorare sempre al di fuori di quanto stabilito in precedenza, con un concordato preventivo che prevedeva esclusivamente la mobilità per i dipendenti Panem. Ma tant'è che per quella che comunemente viene anche definita buona uscita, si dovrà sperare nella clemenza dei creditori chirografari del gruppo Panem, che per soddisfare le richieste dell'accordo sindacale si dovrebbero privare di 340.000 euro. Si chiude così il lungo ed estenuante presidio di Altopascio, che a giorni sarà smontato, ma non la trattativa sindacale, che si sposta sul fronte della ripresa economica dello stabilimento. Per Lino Giovannelli della CGIL, importante aver ottenuto il mantenimento di 40 quintali di produzione pane al giorno, in modo da poter aprire un tavolo istituzionale per cercare nuovi capitali.